Ciao amici del Milano Latin Festival, io sono Manuele Feula. E io sono Paola Romina e siamo qua con uno dei nostri artisti della serata di Latin Factor, Joel Luego. Grazie, benvenuto. Grazie. Benvenuto qui al Milano Latin Festival. Raccontaci un po' come è andata questa serata. Impressionante, perché era la mia prima esperienza in un palco così grande. Provo un grandissimo senso di gratitudine, quindi è una cosa che mi porterò nel cuore sicuramente. Aperto a tantissime altre esperienze, quindi sei proprio bellissimo, molto molto bello. Raccontaci un po' come hai iniziato questa carriera a livello musicale, raccontaci il perché, raccontaci un po' la tua storia. Con piacere. Ho iniziato 2 anni fa con il primo singolo. Mi sono lanciato nella musica perché volevo lanciare un messaggio. Voglio tutto lanciare un messaggio di quello che è proprio nel mondo reggaeton la discografia intesa come inclusività, con più inclusività, con più persone queer, più persone proprio che non badano a diversi stereotipi. Quindi proprio più libertà, più sentimento, questo. Che poi c'è molto bisogno all'interno del mondo reggaeton, della cultura urban, una figura come te. Spesso vediamo videoclip con molti macho uomini, esatto. 100%, ed è bello vedere una figura diversa che rappresenti tu. Io ti ringrazio, ma sì, è molto importante. Infatti quando vedo alcuni miei colleghi, comunque anche più famosi o meno, comunque artisti sempre, che si cimentano nel mondo del reggaeton continuando veramente sempre a continuando sempre comunque a mantenere la propria arte, la propria essenza, è una cosa importante, è una cosa di grande valore. Quindi io aggiungerei anche, come artista italiano, come ti sei avvicinato al mondo della musica latina? Mi sono avvicinato alla musica latina perché una parte della mia famiglia è spagnola. Quindi fin da piccolo le telenovelas, tutta la canzone spagnola. Certo, telenovelas preferita? Floricienta. Ah, claro. O Patito Feo. Patito Feo. Patito Feo. Iconic, cioè proprio bellissimo, sì. Quindi questo mi ha dato la spinta per... Che ti ha avvicinato alla musica latina. Sì, sì. Poi la lingua latina, spagnola, non so, mi rappresenta di più. Quindi la sento molto più affine a quello che è la mia missione, quindi sì. E ci parli del tuo ultimo singolo, Veneno? Veneno è uscita a maggio, parla di una storia d'amore, come un po' quello che è un amore un po' velenoso, no? Quindi il trovare il giusto antidoto per trasformare il veleno in medicina. Quindi proprio... Bello, esperienza personale, sei ispirato a qualche... Per le canzoni sempre sono un pochino autobiografiche, okay. Però cerco di cogliere diverse esperienze da tantissime altre persone per poterle fare mie e poterle trasmettere, quindi bello. È proprio la cosa che... Bello, bello. E Latin Factor è un evento che proprio ha l'obiettivo di rappresentare anche l'inclusività, di rappresentare non solo appunto le culture, ma di rappresentare tutte le persone, l'integrazione che c'è proprio in questo festival. E io vorrei sapere che cosa ne pensi di Latin Factor come serata. Come serata penso che sia una grandissima opportunità per chi in Italia fa musica reggaeton, perché un evento dedicato solo al reggaeton in Italia non c'è la possibilità di aprire la porta a questi artisti come me, artisti come tutte le persone che sono esibite questa sera. Quindi per me è una cosa, quando ho saputo l'opportunità ho detto, ero veramente felicissimo, perché certo. Poter esprimere il reggaeton in Italia, portarlo dalla Sicilia, comunque non è facile, però si fa. E l'hai fatta qui al Milano Latin Festival. Sì, l'ho fatta al Milano, quindi sia proprio meglio di così. Joel, noi ti ringraziamo per grazie. Averci permesso questa intervista, per essere stato qui con noi al Latin Factor. E noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao.